Dimostrate il vostro valore. Un po' di ritardo rispetto alle attese, ma finalmente siamo partiti. Inizia qui il Vasacast Summer Party con questi due giocatori, uno Zerg e un Protoss. Nell'angolo in alto a destra, arrivato prestissimo per potersi allenare, ma di fronte a sé ha probabilmente uno dei favoriti del torneo, dal team Impulse, come Zerg, Black Hall. Altro angolo in basso a sinistra abbiamo invece quello che per molti è il favorito quest'oggi qui all'Acquolina per vincere il torneo e per andare a settembre al Primac di Bucarest. Abbiamo dal team Nets Gaming come Protoss Chill. Allora vediamo come avranno intenzione di iniziare sia Black Hall da una parte sia Jill dall'altra parte. Tanto è caduto tutto addosso a Guzzo, ma Guzzo sembra essere vivo, urla Guzzo, un attimo di difficoltà prima di poter iniziare. Il gate è stato posizionato da Jill sopra la rampa, quindi non sembra voler partire di Fast Forge, mentre da quest'altra parte abbiamo Black Hall che a 14 psi va a posizionare la sua spawning pool, la sua prima pool da parte di Black Hall, mentre continua il vento a far cadere tutto, ma non vi preoccupate, ce la faremo. Per quest'altra parte Jill ha preso anche il suo primo assimilatore, è andato a prendere l'assimilatore, va a posizionare adesso un altro pilone il giocatore dei Nets Gaming, mentre da quest'altra parte si muove il primo drone di Black Hall per cercare di andare a prendere la sua exp. Vediamo quando ci riuscirà, ci dovrebbe riuscire tra pochissimo, lo fa in questo momento. Black Hole è andato a posizionare la exp, da quest'altra parte termina in questo momento il primo gate da parte di Jill. Vediamo che adesso arriva anche il cybernetic core da parte del giocatore del team Nets Gaming. Dall'altra parte la spawning pool sta per terminare, Black Hole che è tornato a giocare dopo un po' di periodo di inattività, ha già ripreso la top 8 master, quindi un giocatore temibile anche per Jill, probabilmente uno dei giocatori più in forma qui all'Acquolina per questo Summer Party. Vediamo che sta arrivando anche il secondo assimilatore da parte di Jill, è arrivato in questo momento, ancora non ha predisposto nessuna probe per andare a prendere una sua seconda exp, mentre si sta avvicinando anche il sorvegliante di Black Hole. Inizia ad avvicinarsi il sorvegliante di Black Hole, vedrà che non c'è una exp, mentre dall'altra parte attenzione perché si muovono le prime unità d'attacco, si muovono i primi ling di Black Hole, iniziano a correre in avanti i ling di Black Hole, mentre da questa parte vede in questo momento la seconda exp del suo avversario Black Hole, vede anche il pilone di Jill. Vediamo cosa avrà preparato Jill in serbo per i suoi avversari, mentre da quest'altra parte abbiamo anche il Mothership Core che inizia a muoversi il Mothership Core di Jill. Attenzione perché i Ling potranno riuscire a passare, Jill di Black Hole vanno immediatamente ad attaccare questo pilone, vengono micrati molto bene, 1-1, vengono mandati via, li salva tutti Black Hole. Ripartano indietro in questo momento i Ling di Black Hole, mentre dall'altra parte continua ancora inesorabile a dronare per aumentare la sua macro Black Hole. Dall'altra parte Jill continua, sta andando a creare una sentry, probabilmente vuole wallarsi per difendersi da eventuali attacchi del suo avversario. Abbiamo il secondo Nexus ancora non terminato, mentre attenzione va a posizionare altri due gate Jill, vedremo se vorrà fare un 4 gate, se vorrà mettere subito della pressione al suo avversario, sembra di sì perché sono 4 a questo punto, sono 4 gate di Jill che quindi vorrà farsi minaccioso immediatamente sul suo avversario. Vediamo
Intanto il vento sta rendendo, il vento ci raffresca però. Zitti, un alito di vento che va a raffrescarsi. Intanto attenzione perché si muove col Mothership Core. Gil inizia a muoversi con il Mothership Core, il giocatore del team Nets Gaming, mentre continua a aspettare che siano terminati questi altri tre gate di fronte alla sua base. Non li ha visti, non ha visto niente ancora Black Hole, anche se può immaginarsi che sta per arrivare una sorta di timing dal suo avversario. Attenzione perché Gil ha già posizionato alcuni piloni vicino alla base del suo avversario. Adesso ci sono 10 ling in produzione, stanno per arrivare i primi 10 ling del suo avversario. Mentre si muove in avanti Gil, si muove in avanti con queste sentry, arriva il primo warp con alcuni zilot, gli zilot iniziano a muoversi verso la base del suo avversario, viene attaccato quel... Attenzione, si muove indietro, adesso sta arrivando una sentry però, sembra pronto Black Hole, si salta la sentry, Black Hole deve rimandare indietro i suoi ling, siamo al primo game, un best of three questo. Continua a muoversi Gil, deve aspettare di poter warpare altre unità. Continua a muoversi, ecco che arrivano altri zilot, arrivano in questo momento altri zilot da parte di Gil. Continua ad attaccare questi zilot, dall'altra parte però arrivano anche altre sentry. Gli zilot contro i ling di Black Hole, adesso stanno in produzione altri 6 Roaches da parte di Black Hole. In qualche modo si è difeso da questo primo attacco, ma adesso continuerà a warpare probabilmente Gil. Black Hole si è ben difeso da questo primo push del suo avversario, adesso stanno arrivando ben 7 Roach in produzione. Si rimuove in avanti adesso Gil, si rimuove in avanti Gil. Continua a muoversi in avanti Gil, ha molte sentry, però un punto molto ampio della mappa, può riuscire a deludere il Forceville, il giocatore Zerg. Buoni questi primi due Forceville da parte di Gil, arriva anche uno scudo rallentatore. Continua ad attaccare Black Hole, continua ad attaccare Black Hole, prova a micrare in qualche modo Gil. Continua a migrare le sue unità sia Black Hole che Gil. Gil sembra avere la meglio in questo scontro. Continua a muoversi in avanti Gil. Continua a muoversi in avanti Gil. Però attenzione perché ci sono in produzione altri 10 ling. Altri 10 ling e 2 Roach. Altri 10 ling e 2 Roach. Continua a muoversi. Attenzione Gil, si muove in avanti. Continua a muoversi in avanti Gil. Continua a muoversi in avanti dall'altra parte, però sta facendo un buon lavoro anche Black Hole che sta continuando a difendersi. Attenzione però dall'altra parte perché Gil è già passato anche in vantaggio sul numero dei lavoratori. Continua ad attaccare Black Hole, continua ad attaccare Black Hole. Attenzione, potrebbe riuscire a liberarsi senza aver subito grandi danni. Buona difesa da parte di Black Hole. Buona difesa da parte di Black Hole. Attenzione. Da quest'altra parte continuano ad arrivare sentry da parte di Gil, adesso ha posizionato anche una robo, ci sono una robo, un altro gate, altri gate da parte di Gil, ma che adesso dovrà difendersi dal contrattacco da parte del suo avversario. È già arrivato, ma Gil sembra essere pronto con le sue sentry. 9 minuti e 58 di game, i ling continuano a muoversi avanti e indietro. Attenzione, attenzione, ritornano indietro i ling. Continuano ad attaccare, vuole cercare di farsi breccia il giocatore degli Impulse Esports con il giocatore del Nets Gaming, che però in qualche modo sta provando a difendersi anche sfruttando il Mothership Core. Attenzione, mentre continua dietro la realizzazione di droni il giocatore Zerg. Attenzione, è caduto un gate, ma in qualche modo si è ben difeso Gil. Guardate anche la differenza di Psi, 76 per Black Hole, 80 per Gil. Un buon vantaggio, ha un buon vantaggio sul numero dei lavoratori in questo momento su tre basi il giocatore Zerg. Sono, quante sono? Dove sono scritte? Aiuto, 63 droni a 53 pob. C'è un altro pilone comunque ancora di Gil, che adesso sta aumentando con il numero degli Immortal, ne ha già uno, probabilmente ne arriverà anche un altro nel giro di poco. Attenzione, psi bloccato per un attimo, è psi bloccato Gil, adesso va a liberare Gil il suo psi e arriverà un altro Immortal. Siamo a 11 minuti e 35, buona la difesa iniziale da parte di Black Hole, che adesso sta cercando di aumentare il numero delle sue unità d'attacco. In questo momento andiamo a vedere quante sono 13 Roach, 15 Roach per Black Hole, ma deve stare attento perché da quest'altra parte stanno continuando ad arrivare Immortal. Gil non sappiamo se è intenzionato a prendere una terza oppure se vorrà fare un altro push, magari sfruttando il pilone qui posizionato. Per il momento sembra intenzionato a muoversi in avanti, ci sono due Immortal, è andato anche a chiudersi Gil, e allora si rimuove in avanti, si rimuove all'attacco il giocatore del team Nets Gaming, continua a rimuoversi in avanti, va a posizionare piloni su piloni mentre passeggia per Star Station, la prima mappa di questo Vasacast Summer Party, che porterà uno degli 8 giocatori finalisti fino al DreamHack di Bucarest a settembre.
continua a muoversi in avanti Gil, arriva un altro pilone in questo momento, c'è anche un Ling posizionato, continua a muoversi in avanti Gil, si va a muovere, attenzione, a questo punto sembra essere pronto il giocatore degli Impulse Esports, la differenza di Psi 149 per Black Hole, 121 per Gil, deve fare degli ottimi Forceville il giocatore del team Nets Gaming che adesso si sta avvicinando, arriva in questo momento l'ingaggio, è bravo Black Hole a ingaggiare da tutte le parti, attenzione, attenzione Gil, potrebbe perdere gli Immortal, è un grandissimo ingaggio, un'orgia di unità che si vanno ad attaccare ovunque, si vanno ad attaccare ovunque, attenzione gli Immortal in qualche modo. Gil sembra poter reggere, ma in questo momento ha perso tutti gli Immortal, prova a distruggere anche il pilone, è riuscito a distruggere un pilone, ma Gil ha fatto come pollicino e ne ha posizionati mille uno dietro l'altro, continua ad avanzare Gil dall'altra parte, i Ling vengono rallentati, i Ling arrivano un po' da tutte le parti, non ci sono più Immortal, attenzione Black Hole, in questo momento sembra essere in grado di difendersi, vengono warpati altri Zilot, la partita è sul filo del rasoio, la partita è sul filo del rasoio, continua ad attaccare Black Hole, continua ad attaccare anche Gil, attenzione perché in questo momento Black Hole sembra essere in grado di difendersi dall'attacco continuo da parte di Gil, sarà costretto a tornare indietro, probabilmente costretto a tornare indietro, Black Hole ha resistito al secondo push del giocatore del team Nets Gaming che in questo momento potrebbe essere in difficoltà perché ancora due basi con 53 probe. Andiamo a vedere anche gli upgrade, andiamo a vedere gli upgrade, è a 1 sull'attacco il giocatore del Team Nets Gaming, dall'altra parte 1-1 per Black Hole che sta compiendo una grandissima partita in questo momento, adesso sta andando ad attaccare quel pilone e va a posizionare anche una quarta, ancora non ha la possibilità di prendere la terza base. Il giocatore del Team Nets Gaming ci proverà adesso, ma deve stare attento perché adesso arriverà probabilmente la forza dello sciame, Heart of the Swarm, il cuore dello sciame che si muove in avanti per cercare di regalare il primo game al giocatore degli Impulse Esports, continua a muoversi in avanti Black Hole, adesso sarà Gil a doversi difendere, si vanno a splittare tutte le rocce, tutte le idra, potrebbe arrivare l'ingaggio, deve stare attento Black Hole, deve stare ancora più attento Gil in questo momento, continua a muoversi, arrivano anche dei Ling, ci sono tantissimi Zilot, deve stare attento ai Ling, arriva in questo momento l'ingaggio, prova a ritemporeggiare, prova a tornare indietro, avanti e indietro le unità di Black Hole, attenzione Black Hole in questo momento però ha lasciato altre unità dietro, ferme, no, forse sono Overlord, non perdiamoci l'ingaggio, continua ad ingaggiare Black Hole, 138 Psi a 92, Black Hole ancora una volta un ingaggio sul filo del rasoio, ma in qualche modo Gil sembra essere in grado di difendersi, Gil potrebbe essere in grado di difendersi, sono rimaste solamente 4 ida, continua ad attaccare Black Hole, per forza doveva continuare a mandare unità, ma attenzione perché ci sono 13 mutalische in produzione, 13 mutalische in produzione, Black Hole sta facendo una grandissima, grandissima prima partita in questo Vasacast Summer Party, attenzione Black Hole adesso va a sacrificare una idra che voleva andare a schiantarsi contro tutto, tornano indietro adesso queste poche unità, ma attenzione perché da dietro stanno arrivando un'infinità di pipistrelli volanti Zerg, continuano ad arrivare adesso in questo momento, sono arrivati tantissimi tantissimi pipistrelli, attenzione perché potrebbe esserci già la prima sorpresa della giornata, Black Hole arriva in giro.